Cerchi un ristorante vegano? Londra offre una vasta scelta per chi ha deciso di rinunciare a carne, pesce e derivati del latte. Se vogliamo parlare di ristoranti vegani, a Londra potremmo incominciare adesso e finire dopodomani, anche perché questa città è stata effettivamente colonizzata da un casino di erbivori. Ma dove andare se uscite in gruppo e almeno uno di voi è un vegano? O vi recate tutti quanti a un classico caffè vegano, oppure andate in qualche luogo tradizionale, dove, ahimè, il caro amico vegano sarà costretto a ordinare un contorno e mangiarlo come portata principale. Dove andare, quindi? La risposta è ovviamente in nessuno di tutti e due. In questo video ti consiglierò gli 8 ristoranti vegani dove potrai andare e mangiare davvero benissimo. Tra l'altro si vede, sono una buona forchetta. Non sono vegano, ma se ve lo consiglio io, ragazzi, fidatevi di me. Ovviamente parlerò di ristoranti tradizionali, ma anche di ristoranti giapponesi, thailandesi e peruviani, in modo tale da soddisfare un po' tutti i gusti. Perché non c'è cosa migliore che mangiare fuori e con i vostri amici. 1. Andina. Loro sono i fratelli degli specialisti del pesce ceviche a Soho. Andina, nel cuore di Shoreditch, è il posto giusto dove provare un po' di tutto. Stiamo parlando di piatti preparati tutti con antiche ricette peruviane, dalla quinoa fino ad arrivare agli antichi arachidi Inca. Martin Morales è orgoglioso di affermare che tutto il suo staff è altamente qualificato per la preparazione di piatti vegani, anche perché, avvalendosi di una cucina fusion che sposa alla perfezione la cucina britannica, ogni piatto diventerà speciale. Da Andina troverete cibi come asparagi, avocado, melanzane arrostite, ma anche pancake di quinoa, taku taku o una classicissima insalata di fagioli verdi stracarica di omega 3. Tutto quello che loro trattano è cibo fresco al 100%. Consigliatissimo! Ristorante numero 2, Ceviche Soho. Sicuramente non ci si aspetterebbe che un ristorante alla moda e molto conosciuto per le sue specialità di pesce sia in realtà un ristorante prediletto da un sacco di vegani, grazie ovviamente alla grossa varietà di ingredienti e di sapori. Sempre il proprietario, che a quanto pare è un grandissimo miliardario, afferma sempre con estremo orgoglio che tutta la sua cucina e tutto il suo staff non considera il vegano come una seconda opzione, anzi si focalizza su questa tipologia di cliente che sempre più affolla le sale del suo ristorante. Non è un caso che quando arriverete nel ristorante troverete addirittura un menù totalmente dedicato ai vegani. Vi consiglio altamente di provare l'insalata di carciofi, a me è piaciuta tantissimo. Ristorante numero 3, Copita de Mercado. Cambiamo menù ogni giorno, così dice Ignacio Piniglio, lo chef del ristorante. Hanno sempre più di 3 piatti vegani al giorno. Le tapas, che sono degli stuzzichini tipicamente spagnoli, possono risultare un po' piccolini, ma i sapori sono davvero intensi e talvolta inaspettati. Ve le consiglio, talvolta per i vegani il tutto si traduce in una combinazione di colori, di verdure e di nocciole, e tutto di prima qualità e fresca di stagione. Potrete assaggiare piatti come patate dolci con salsa brava e anacardi. Mamma mia che buoni! Oppure finocchio caramellato all'arancia. Oppure olive nere e semi di zucca. Marò! Quarto ristorante vegano. Dinings. Si dice che nella botte piccola ci sia il vino buono. E mai affermazione è stata più azzeccata se si parla di questo piccolo ristorante che si trova a Marylebone. Per quanto riguarda una cena vegana, state certi, siete mani eccellenti. Così come la cucina peruviana, anche quella giapponese si presta naturalmente a piatti tipicamente vegani. Quasi tutto il menù, anche quello non vegano, può essere facilmente riadattato dagli chef per le persone che non gradiscono mangiare carne. E questo secondo me è davvero una cosa ottima. In questo modo potrete uscire in gruppo tranquillamente e a chi piace mangiare
carne mangerà carne, chi è vegano per scelta, per gusto potrà tranquillamente gustarsi tutto quello che c'è nel ristorante. Adesso sapete anche questo, cazzarola! Giusto per farvi capire, potrete sostituire tranquillamente la maionese jalapeño a una maionese vinaigrette. Cioè, ma stiamo scherzando! Il mondo è bello perché è vario, eh? Potrete mangiare crocchette di funghi all'insalata di mare, nel senso di insalata verde, non mangiare il pesce. Si parla di alghe, ma sono buonissime. Noi per esempio a Napoli mangiamo il zeppulil con le alghe di mare, quindi thumbs up assolutamente. Mangerete anche il tartufo se volete, oppure gli involtini fumatochi. Vi assicuro che una cena da dining sarà davvero ricca e variegata. Provate per credere. Quinto ristorante, il Rabbit. Un ristorante vegano chiamato Coniglio. La cucina di questo ristorante, che si trova a Kings Road, non è affatto uno scherzo. Questo locale è di proprietà della stessa persona che possiede lo Shed di Notting Hill. In pratica, Esordovan sembra dostanne Esord. Mannaggia! Quando entrate nel ristorante dovrete solo dire che siete vegani e lo staff vi stenderà un tappeto verde che non finisce mai tra Rock, Lo Portual e Pretusina. Potrete mangiare scarole rosse con carote nere e noci condite. Potrete mangiare porzioni di hummus di barbabietole o cavoli croccanti in tempura con salsa agrodolce, ragù di funghi selvatici con sedano e per finire sorbetto di cioccolato bianco e nocciola. Mamma mia, che fame che mi sta venendo! Ristorante numero 6, il Goutier Soul. I vegani sono sempre benvenuti, così esordisce il proprietario del ristorante. Questo è davvero un ristorante di classe. Principalmente il menù si basa su una vastissima gamma di legumi, ma potrete anche assaporare squisitissime zuppe di crema di zucca con tempura di salsa croccante di salvia, oppure una saporitissima crema di carote con radicchio selvatico. Oh, che squisitezza! O perché no, anche foglie di tarassaco. E per concludere, pere cotte e sorbetto ai frutti freschi di stagione. Mangio tantissima frutta. Se sapessi con certezza di non morire, diventerei fruttariano. Penso proprio di sì. Ad ogni modo, ragazzi, vi posso assicurare che questo ristorante viene incontro a tutte le esigenze di tutte le tipologie di persone che hanno un diverso stile alimentare, come per esempio vegani, vegetariani o addirittura pescetariani. Insomma, andate e poi mi direte. Ristorante numero 7, The Grain Store. Sebbene questo ristorante non sia prettamente vegano, non avere per loro un menù filo vegano sarebbe come avere a Londra un autobus a due piani sul quale non c'è mai una persona ubriaca. Impossibile. Straconosciutissimo per i Londoners vegani, questo è un ristorante che trasforma in maniera molto veloce e dinamica qualsiasi pietanza in un piatto prelibato e pronto da mangiare anche per i vegani. Da insalate di frutta e verdura dedatrata a ravioli di zucca con mostarda alle albicocche. Mai provata? Mamma, sta facendo venire una voglia! Dal riso con verdure al sushi con erbe di mare. Si può dire quindi che il Grain Store sa assolutamente come tentare i vegani. Ottavo ed ultimo ristorante, ma non per minore importanza, c'è il Lilis. Potreste pensare che un ristorante senza scelta significherebbe nessuna scelta. No? Sbagliato! In questo ristorante molto trendy di Shoreditch sono stati creati ogni giorno menù senza scelta per pescetariani, vegani e vegetariani. Recentemente sono stati aggiunti al menù zucca, cavolo e castagne, con tutte le salse possibili ed immaginabili nel pieno rispetto della cucina vegana.
Barbabietole Kentish, arrostite a legna con sambuco sott'aceto, brodo di cipolla con cerfoglio, crescione e funghi al foraggio, oltre ai fichi di sorbetto di fico e granita di verbena per finire. Possiamo quindi essere sicuri di essere soddisfatti al 100%, anche perché in questo ristorante al primo posto viene sempre l'ospite. Davvero bravi ragazzi, ci sapete fare! Ragazzi, adesso la cosa molto importante! Condividete questo video sulle bacheche delle persone che sono vegane e che magari vogliono venire a Londra o che già vivono a Londra. Sono sicurissimo che apprezzeranno tantissimo questo video. Se volete inoltre maggiori informazioni su Londra e su tutto quello che c'è da fare, da vedere, da visitare, da mangiare, come fare per cambiare la propria vita, eccetera, troverete sotto questo video, nella descrizione, tutte le informazioni e tutti i link utili che vi serviranno per potervi orientare in una maniera molto più facile a Londra. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, thumbs up, metti mi piace e ci vediamo alla prossima!